Una domenica di calcio al contrario, così come non dovrebbe mai essere, quella della partita fra San Giuseppe e Gossolengo Pittolo, nella quale è stato ricordato Andrea Cavanna, il trentenne morto per le ferite riportate nell'incidente stradale a Podenzano in cui è stato coinvolto nella serata del 12 febbraio. Un pomeriggio di abbracci e lacrime. Prima del minuto di silenzio, in avvia di gara, i capitani hanno depositato dei mazzi di fiori davanti allo striscione con il volto del giovane e la scritta «Sarai sempre nei nostri cuori». Il gioco si è poi arrestato al sesto minuto del primo tempo, perché quello è il numero della casacca che Andrea indossava abitualmente. A fine gara poi, entrambe le squadre si sono strette davanti alla maglietta bianca e azzurra di Andrea appesa nei pressi della tribuna. Un gesto, quest'ultimo, sottolineato dal lungo applauso dei tanti spettatori presenti. Al triplice fischio, il padre Luigi e la sorella Paola hanno voluto ringraziare i compagni di squadra e la società per la vicinanza alla famiglia in questo difficile momento. Luca Donati ha vissuto al fianco di Andrea tutti i 5 anni di militanza nelle fila del San Giuseppe. Per noi era banale dirlo, ma era più di un fratello davvero. Cioè, lui è uno spirito, non litigava mai con nessuno, era sempre a solare, portava sempre un sorriso nello spogliatoio. È difficile, ma noi sapevamo che lui oggi avrebbe voluto che noi giocassimo. Ora il San Giuseppe, dice il presidente Stefano Colonna, si adopererà per intitolare il campo d'Andrea Cavanna. È una bruttissima domenica per me, sinceramente, da quando sono presidente del San Giuseppe penso che è la cosa più brutta che abbia mai passato in questo momento. Saremo sempre più vicini alla famiglia anche da domani in poi, cercheremo di fare alcuni tornei ricordando Andrea. È la cosa che sinceramente che ci terrei tanto, che da domani sarà la mia prima cosa da fare, è riuscire a intitolare il campo d'Andrea. Al termine della partita si è svolto un terzo tempo a cui hanno partecipato anche altre società in ricordo di Andrea. Il messaggio era uno solo: non ti dimenticheremo.